E poi Domenico, in effetti, spendiamo forse una parola su John Williams, che adesso rivedendo e riascoltando il trailer non so se possa esserci stato un matrimonio più felice tra un compositore e un personaggio cinematografico. Ma lo sai che c'è anche una storia simpatica su questo film, perché James Mangold, che ricordiamo, eredita la regia da Steven Spielberg. Questo è il primo Indiana Jones che non è diretto da Steven Spielberg, anche se è rimasto come padrino del progetto, executive producer, è Certo. sempre stato disponibile. E James Mangold non osava sperare, ha detto, di avere Joe Williams, perché Joe Williams ha più di 90 anni, cioè ha battuto anche Harrison in questo. Non osava sperare, e lui stesso si sta fisiologicamente un po' ritirando, ovviamente per stanchezza. Non osava sperare di avere Joe Williams per tutta la colonna sonora del film. Joe Williams, per amicizia, per affetto, ha detto: faccio un tema. E ha fatto quello di Elena, il personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge nel film. Poi però, con grande felicità di Mangold, ha continuato, non si è fermato dopo questo tema, e alla fine l'ha fatta tutta lui la colonna sonora. È E l'ha pazzesco, che anche meraviglia. condotta di persona. Quindi, come direttore d'orchestra, non se l'aspettava nessuno, perché lui stesso diceva: sì, sono stanco, ce la faccio, ce l'ha fatta. E come? Incredibile. L'ha fatta Incredibile. veramente tutta lui. Ed è importante, insomma, sì, come dicevi tu, la musica di John Williams, classica, epica, in ogni situazione, veramente dà una marcia in più a quel tipo di racconto. Questo è un film che ha avuto una gestazione molto lunga, perché se ti ricordi fu annunciato nel 2016 Sì. con un'impostazione un po' diversa, perché risultava che il regista fosse appunto Spielberg. Ci sono state un po' di questioni, e più che altro era una questione che Ford voleva veramente capire bene perché. E per quale ragione dovesse interpretare ancora Indiana Jones, cioè che senso dare poetico alla vicenda, ecco. Quindi, devo dire che il film è nato appunto con queste intenzioni, e si allarga un cast che è molto, molto centrato. Ecco, non so quanto sia un cast centrato dal punto di vista puramente commerciale, cioè quanto possa aiutare da questo punto di vista, eh. Però, per esempio, Phoebe Waller-Bridge, vincitrice del Golden Globe per Fleabag, è comunque un'attrice assolutamente di rilievo. E poi, ovviamente, Mads Mikkelsen, purtroppo è nato, purtroppo per lui, o per fortuna per lui, è nato per fare il cattivo. Eh sì. Se tu vedi in una stanza a sorpresa Sì, Mads Mikkelsen, esatto. secondo me hai paura e scappi, secondo me. Ma infatti Quindi. ogni tanto io lo cito dicendo, vedi, ci sono delle persone che nascono con la faccia per fare gli attori, per stare sullo schermo. Come puoi immaginarti Mads Mikkelsen dietro il vetro all'ufficio postale? Non è No, no, non è possibile. possibile, non è possibile. È una minaccia vivente, suo malgrado, Sì, esatto. praticamente. E poi volevo dire una cosa che mi sembra interessante. Non voglio, insomma, la premessa a grandissime linee la dico. È che troviamo Indiana Jones nel 1969 in un'atmosfera molto diversa dell'America. Lui è anziano, c'è stato l'allunaggio. Quindi il mondo è proiettato verso il futuro, e lui invece è sostanzialmente in passato, cioè una persona che sta Certo. andando in pensione, molto vecchia ormai. Diciamo, questo suo torpore, non vado oltre, viene spezzato dall'apparizione di questa sua figlioccia, che è appunto interpretata da Phoebe Waller-Bridge, che sta cercando un oggetto con quale lui ebbe a che fare insieme al padre, appunto, di Elena, tanto tempo prima, negli anni 40. Ecco, questa è una scusa per fare un intro di 25 minuti. Il film ha un prologo di 25 minuti che si vede nel trailer, l'avrete già visto, in cui lui è giovane, in cui Harrison Ford è giovane. È interessante capire come è stato fatto, perché sai che ci sono stati un sacco di esempi di ringiovanimento digitale. Come no? Questa volta però va precisato che non è il tipo di processo in cui tu reciti da vecchio e poi praticamente fotogramma per fotogramma ti photoshoppano la faccia per farti sembrare giovane. Di fatto la faccia che si vede in quel prologo è quella veramente di Harrison Ford quando era giovane, perché come in Industrial Light & Magic aveva cominciato a fare, ti ricorderai che era stato fatto anche all'inizio di Ant-Man con Michael Douglas, Sì, mi questo ricordo. trucco. In pratica, l'attore con l'età che adesso recita con i sensori in faccia per la performance capture,
e un algoritmo di intelligenza artificiale, questa è una roba veramente incredibile, scandaglia tutte le immagini di archivio dell'attore quando era giovane e trova la stessa inclinazione della faccia e la stessa illuminazione più o meno nelle inquadrature precedenti, e quindi trova quelle che si adattano meglio, e poi chiaramente ci deve essere un intervento manuale per adattarle meglio alle, sì. Insomma, però il lavoro preliminare lo fa l'algoritmo, e quindi tu non è che stai vedendo Harrison Ford ringiovanito digitalmente, tu stai proprio vedendo Harrison Ford all'epoca inserito però nelle scene nuove. È una cosa abbastanza strana da vedere. Devo dire che tecnicamente, puramente dal punto di vista puramente tecnico, funziona, sì. Però secondo me dal punto di vista percettivo funzionerà meglio alla seconda visione del film, perché alla prima, devo essere onesto, mi ha un po' distratto, cioè, nel senso che tu sai che Harrison Ford è vecchio, mi spiego, quindi quando lo vedi tu sai che è un effetto digitale, allora sei super concentrato su quella faccia, è come se volessi scovare tu l'errore, no? Vedere, quindi quando poi magari scovi quei due piccoli errori in una marea di sequenze fatte benissimo in realtà, però scovi quei due piccoli errori, fai ah, vedi. Però è una cosa percettiva, tecnicamente è fatto in modo veramente eccellente, devo dire, non è quasi irreprensibile, però è un esperimento interessante che soprattutto, non vado oltre ma lo dico soltanto questo, che ha un senso poetico col discorso generale del film, perché è comunque una riflessione sul tempo che passa fondamentalmente, perché tu hai quello che voleva Ford, cioè lui voleva Indiana Jones vecchio adesso, effettivamente, chiarissimo, che si confronta per lui stesso, e anche noi lo confrontiamo con quello che è stato nella gloria passata. Ah, va bene, grazie Domenico. Non siamo scesi appunto troppo nella trama, perché non c'è motivo di farlo. Indiana Jones al cinema si va a vedere, punto e basta. E poi eventualmente sarete dopo a dare qualche giudizio. Mi è piaciuto, ne valeva la pena, sì, no. Non importa, andatelo a vedere al cinema. Grazie Domenico per il tuo intervento, ci vediamo insieme ancora una clip di Indiana Jones e il quadrante del destino. Ciao Dome. Ciao a tutti. Archimede era affascinato dal dislocamento dell'acqua. E ora spostiamo il discorso sulle serie televisive e lo facciamo parlandone con Carolina Mautone, video collegata con noi. Ciao Carolina. Ciao. Dicevo, spostiamo il discorso e ne parliamo con te perché tu sei una espertona di serie TV. E allora questa da te... Questa è la mia fama. Questa è la tua fama che ti porti dietro e ti marchierà a vita. E devi sapere tutto, devi sapere... delle serie di fantascienza, devi sapere di quelle horror, devi sapere del drama e delle comedy. E a proposito di questo ti chiedo qualcosa di cui io non sono neanche nel target dell'audience, però vorrei sapere Just Like That, no? Ho sentito che c'è una seconda stagione in arrivo, è vero? È già arrivata, ci terrà compagnia su Sky e streaming su Now in contemporanea con gli Stati Uniti per gran parte dell'estate fino ad agosto. Sì. Sono i nuovi episodi del revival di Sex and the City, famosissimo. Ecco, appunto. Ecco, che ha avuto grande successo nella prima stagione e quindi è stato confermato per una seconda stagione, quindi sono tornate le amiche interpretate da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Christine Davis, e ci sarà in questa seconda stagione il gran ritorno, anche se brevissimo, ma abbiamo già questa anticipazione, di Kim Cattrall, l'interprete di Samantha, che era stata assente facendo molto parlare di sé nella prima stagione, e tornerà probabilmente nell'ultimo episodio per un cameo a sorpresa che forse ci traghetterà verso la prossima stagione o forse no. Però vedremo, solamente lo scopriremo guardandola, però per chi è amante di Sex and the City, chi è cresciuto con una delle serie più amate di sempre, sicuramente un grande ritorno in queste giornate estive che ci fa compagnia.
Ecco, io credo di non aver mai visto neanche un singolo episodio di Sex and the City, ma so molto per essere uno che non l'ha mai visto, proprio perché ha avuto una risonanza pazzesca anni fa, quando ci sono state quelle prime stagioni, e poi oggi, come sappiamo, non è capitato soltanto per questa serie, però i revival vanno alla grandissima, le reunion, le operazioni nostalgia sono gettonatissime. E, ok, allora ci vediamo il trailer di Just Like That, seconda stagione. E fu così che mi resi conto che non sai mai cosa ti porterai domani. Stare qui con te è come se 10 anni fossero... Invece, Carolina, c'è una seconda stagione in arrivo di un'altra serie che non è un revival. Stavolta io sono dentro il target dell'audience alla quale si riferisce. Ho visto la prima stagione, che risale soltanto all'anno scorso, ed è per me un capolavoro. Parliamo di The Bear. Concordo, sì. Una delle serie più originali degli ultimi tempi. E tornerà come hai detto, con la seconda stagione il 16 agosto su Disney Plus. Negli Stati Uniti già è arrivata, quindi abbiamo già diverse anticipazioni. E vuoi parlare tu un po' di, insomma, per chi non la conoscesse, della trama, visto che ti è piaciuta moltissimo. Sì, intanto ripeto bene il titolo: The Bear, che significa letteralmente l'orso, quindi The Bear, che poi peraltro è semplicemente l'appellativo, così il soprannome dato al protagonista, perché il cognome del protagonista è Berzato, che è un chef italo-americano che rileva il ristorante, la paninoteca, insomma una cosetta, insomma quasi un fast food, ecco, dal fratello defunto a Chicago. Lui, dopo essere stato nei ristoranti stellati, torna quindi dove è cresciuto per prendere in mano questo posto e trasformarlo, ed è un percorso in realtà molto più psicologico di quanto non sembri all'inizio, dove vediamo una cucina sotto dei ritmi sostenutissimi. Una serie fantastica. Scusa, ma comunque eri tu che dovevi parlare, non io, ma insomma, grazie per avermi fatto la domanda. So che sei un grande fan, quindi sì, ti ho lasciato parlare. E, come hai detto, è una serie che non parla solo di cucina, cioè è un pretesto la cucina, diventa una metafora, la vita anche, no, della brigata, dello chef, degli chef, anzi, perché in The Bear sono tutti chef, esatto. Che diventa appunto il pretesto per parlare d'altro, quindi di crescita, di depressione, affrontare un lutto, tanti temi che sono presenti, interpretati benissimo poi da Jeremy Allen White, protagonista, che ha vinto anche il Golden Globe, ricordiamo, per questo ruolo. E la seconda stagione avrà tantissime guest star, secondo me ormai fanno a gara proprio per apparire in The Bear. Sì. Ci sarà per esempio Olivia Colman, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, cioè tantissime, ma ne ho dette solo poche perché davvero ci saranno tante sorprese, e quindi anch'io non vedo l'ora di vederla. Fantastico, diamo un'occhiata al trailer, che abbiamo il trailer della seconda stagione, giusto? Sì, è vero, sì. Ok, vediamolo. Apro un ristorante, dai sempre il massimo. Qui la testa è tutto. Mi piaceva moltissimo il nome. Non puoi ricordare il nome. Certo che mi ricordo il nome. Non avevamo detto a nessuno il nome del locale. Ti assicuro che mi avevi detto il nome. Come fai a ricordarti il nome? La tua maglia dice Original Bertha. Sì, un errore di stampa. È da collezione ormai. Ok, grazie mille per il tuo intervento, Carolina. Noi ci aggiorniamo personalmente, cioè io e te proprio da amici, perché tu sei un faro, sei comunque sempre il mio faro per le serie TV. Quindi grazie per esserci. Grazie a te, grazie a tutti. E grazie anche da parte di tutti gli ascoltatori. Grazie, a presto. Ciao Carolina. Ciao. Ciao.
Il tempo a disposizione di Coming Soon Time è terminato, noi ci aggiorniamo e ci vediamo alla prossima, ok? Statemi bene e andate al cinema. Ciao!